Questo oggetto che abbiamo appena finito di montare è un capanno e potrebbe essere considerato il simbolo della puntata di oggi, che appunto riguarda le riprese mimetiche, da utilizzarsi quando uno vuole riprendere degli animali molto da vicino, senza correre il rischio di essere visti da loro. Oggi i documentari che mostrano i comportamenti degli animali hanno raggiunto altissimi livelli di perfezione. Anche gli spettatori più disattenti spesso si domandano come siano state realizzate certe sequenze, apparentemente impossibili. Parleremo solo degli accorgimenti più elementari e più diffusi. Però, prima di tutto, vogliamo chiederci quali siano le qualità che contraddistinguono chi si specializza in questo tipo di riprese. Pazienza, un'infinita pazienza, è sicuramente la dote che ognuno di voi deve avere se vuol cominciare a far documentari su animali in libertà. Ma la pazienza da sola non basta. È vero, la pazienza dovrebbe avere alle spalle una solida preparazione scientifica. È opportuno conoscere le diverse abitudini sociali delle varie specie che ci interessano, i loro rapporti con il territorio, le loro strategie di caccia e di difesa, le loro preferenze alimentari, le motivazioni che scatenano le loro reazioni aggressive o le inducono alla fuga. Insieme alla vista, l'olfatto è l'organo che permette agli animali di sentire da molto lontano la nostra presenza. Infatti l'odore dell'uomo irrita sempre moltissimo gli animali. Cosa fare allora? Prima di tutto, non profumatevi. Seconda cosa, portatevi appresso qualche bottiglia, perché vi può essere molto utile al momento del bisogno. Cioè, nel caso avreste bisogno di farci pipì, potete far pipì dentro le bottiglie. Perché proprio l'odore dell'urina potrebbe tradire la vostra presenza nel capanno, che prima vi ha reso invisibili. Va anche detto che un'altra dote molto importante per il documentarista che si occupa di animali in natura è sicuramente lo spirito di sacrificio. Qualche volta siamo giunti al punto di dover cospargere i nostri indumenti con le feci di altri animali, dei quali il nostro animale protagonista non aveva paura, come cavalli, mucche o altro. Vi assicuro che tutto questo non è la cosa più piacevole del mondo, specialmente se il nostro appostamento dura qualche giorno. Gli odori, insomma, non rappresentano solo un indizio che permette agli animali di sospettare la nostra presenza. Possono costituire un serio problema anche per gli stessi documentaristi. Pochi mesi fa ero in Africa per girare un documentario sul ruolo ecologico degli uccelli spazzini, quelli che si nutrono di carogne. Abbiamo montato proprio questo stesso capanno in vista del corpo di un elefante morto da qualche giorno e successivamente decapitato. Pensavamo che avvoltoi e marabù sarebbero comparsi nel giro di poche decine di minuti. Invece non è successo.
Solo un gruppetto di elefanti si è avvicinato per controllare se il compagno era davvero morto. Sembravano tutti molto perplessi e addolorati. A un certo punto il vento ha girato nella nostra direzione e subito il capanno è stato invaso da una puzza insopportabile. Quando nel pomeriggio finalmente gli avvoltoi hanno deciso di comparire, eravamo tutti scossi da conati di vomito. Questo però non ha impedito a Stefano di portare a casa alcune immagini molto dure, ma anche molto efficaci. Facile da intuire che gli obiettivi che si usano in simili circostanze sono obiettivi molto potenti, come zoom o teleobiettivi. Chi di voi fosse interessato a questo tipo di documentario naturalistico deve munirsi di una telecamerina in grado di montare diversi tipi di ottiche. Si tratta di ottiche che richiedono l'uso di un cavalletto particolarmente stabile per evitare ogni sgradevole tremolio del fotogramma. Se si vogliono realizzare riprese ravvicinate di animali di cui conosciamo la tana, potremmo farlo con telecamerine piccole come questa qui, controllate a distanza. Tieni, Francesco. Stando comunque attenti a non trasmettere tramite la telecamera i nostri odori. Osserviamo alcune inquadrature realizzate in momenti diversi utilizzando lo stesso tipo di mini telecamera azionata a distanza. Appare chiaro che gli scoiattoli non si sono accorti della presenza di un occhio segreto che spiava i loro comportamenti. Alcune delle telecamerine che si usano in queste circostanze sono davvero minuscole. Possono addirittura venire introdotte nelle tane con effetti sorprendenti. Altro tipo di discorso riguarda i nidi dei volatili. A questo punto entra in ballo una dimensione etica della nostra professione e della vostra passione. Lo dico chiaramente, nessuna immagine, per quanto eccezionale ed unica, giustifica un danno obiettivo all'equilibrio ecologico e alla vita della fauna. Attenzione! Questo è un avvertimento molto, molto importante. Chi si avvicina troppo a un nido, incurante degli effetti negativi che la sua intrusione potrebbe provocare, non è un abile documentarista. È semplicemente un mascalzone. Il documentarista autentico in ogni circostanza metterà al primo posto la cultura del rispetto. Il rispetto, però, non può limitarsi ai soli animali, ma deve riferirsi anche ai propri simili. Soprattutto nei paesi del terzo mondo, dove spesso la gente del posto è più indifesa e ci accorda facilmente fiducia, è immorale rubare immagini di nascosto all'insaputa di chi viene ripreso. Ma è anche segno di profonda ignoranza cedere poi alla tentazione di fare della volgare ironia nel commento parlato sui livelli di civiltà di popolazioni che praticano usanze diverse dalle nostre.
Mancando di rispetto agli altri, dimostriamo solo di non avere rispetto per noi stessi.